Andiamo! No, io via tanto! Andiamo! Esprienta! Terzo giorno di lavoro per il Torino agli ordini del nuovo tecnico Eraldo Nicco, con la squadra che dopo due giorni di sola parte atletica ha iniziato a lavorare anche sulla parte tattica. L'esordio in Coppa Italia si avvicina. In previsione della partita contro Alessandria del 2 settembre, la società ha programmato un amichevole contro il Cuneo per domenica nel capoluogo della Granda. Ancora in prova il difensore La Rosa, mentre dal Giappone arrivano buone notizie per la capitana Michela Franco. Lo staff medico della nazionale ha confermato la distorsione di primo grado della caviglia sinistra, 10 giorni di stop preventivati dallo staff azzurro per la mediana che sarebbe comunque stata obbligata a non giocare contro la Nigeria per l'espulsione rimediata contro la Corea del Sud. A colloquio con la stampa oggi Jessica Lettieri, terzino sinistro tornato in Granata dopo 6 mesi in attività. Dopo 6 mesi di inattività torni a vestire il Granata, cosa ti ha portato a questa scelta? Ho lasciato il calcio per un fatto lavorativo e sono contenta di aver avuto di nuovo la possibilità di rientrare. A tuo rientro hai trovato un gruppo totalmente nuovo, quali sono le tue prime impressioni dopo questi giorni di ritiro? Si può dire che è una squadra molto giovane quest'anno, quindi è dura. E spero di riuscire a dare qualcosa, un po' di esperienza che ho anche allora. Ecco, parlando di esperienza, in attesa del ritorno del capitano Franco che sta disputando i mondiali in Giappone con l'Under 20, sei tra i giocatori di movimento la più anziana, questo rappresenta una responsabilità in più. Esatto, sì. Io dico, cioè, ti direi che la Franco è una ragazza molto, con tante, secondo me, più esperienza di me, anche per un fatto, lo dimostra anche il fatto che sta in nazionale e io spero di poterla aiutare in questo anno, visto che comunque siamo le più grandi. Ecco, adesso quando finirà l'avventura mondiale dell'Italia tornerà anche Cecilia Salvai, con lei sulla carta dovresti giocarti la maglia da titolare di terzino sinistro. Con la Salvai è uno scontro e non è facile, ma spero di mettere in difficoltà i mister nelle scelte nella formazione campo. Perfetto.